Ci troviamo al Teatro di Paglia di Marzabotto in compagnia di Marco Montanari, direttore artistico della rassegna e della splendida Monica Guerrettore, a cui chiedo immediatamente quali sensazioni, quali emozioni dobbiamo aspettarci in questo spettacolo. Beh, direi che probabilmente questo luogo così grande, spazioso, così quasi assoluto, no? È esattamente quello che sarà lo spettacolo, cioè questa drammaturgia. È un luogo grande, assoluto, dove si entra attraverso il primo canto dell'inferno e dove attraverso le musiche, i versi, testi di altri autori, si entrerà in un luogo magico, che è un luogo del nostro interiore, quello che noi possiamo chiamare anima. Io lavoro molto sulla musica, diciamo che precede addirittura la scelta del testo che in quel momento poi dirò. Diciamo che è come se fosse un percorso erratico, quasi psicanalitico, ma molto libero, per cui da un padre si arriva a un altro padre, però è un padre ugolino, potrebbe essere una musica come Sakamoto. Quindi la musica ha preceduto addirittura la scelta di queste percussioni così ripetute, piuttosto che il largo di Craig Armstrong, che raccontano proprio quasi un'apertura che è l'infinito di Leopardi. Quindi diciamo che è una voce che precede l'intuizione, come dice Wagner e che cito anche nello spettacolo. E Monica Guerrito ha naturalmente un'invidiatissima carriera cinematografica, televisiva e teatrale. Ecco, le chiedo, soprattutto rimanendo in tema teatrale, che cosa la emoziona ancora di questa straordinaria tipologia di arte? Beh, soprattutto il fatto che è l'unica arte che realmente non ha nessun tipo di mediazione, il contatto è diretto, il corpo a corpo assolutamente reale, vero, e quindi è qualcosa che mette veramente l'essere umano in contatto con un altro essere umano come in nessun'altra forma d'arte. E questo mette in contatto tutti gli esseri umani con quel linguaggio interiore che in qualche modo questi grandi poeti, persone che ci hanno preceduto, ci hanno lasciato, che Platone chiamava l'antico nostro essere, cioè quella cosa qua dentro che si nutre di questi testi, cioè quando tu cominci nel mezzo del cammino di nostra vita, anche se non l'hai mai letto, immediatamente c'è un linguaggio che risuona dentro di te, è come se lo conoscessi, qualcosa ti parlasse. Siamo arrivati a metà di Esatto. questa rassegna e le soddisfazioni o le difficoltà appunto della direzione artistica di una rassegna importante come questa in un territorio come Marzabotto. Allora, difficoltà nessuna. È stato per me un ritornare al passato, visto che io ho un passato di 23 anni al Sì. DUS, e quindi è stato l'unica cosa, la mia problematica maggiore è stato quello dell'impatto di nuovo di tornare al teatro dopo una pausa di quasi 5 anni. La cosa meravigliosa è stata incontrare persone come lei, persone che io con cui avevo un rapporto meraviglioso, che alla sola chiamata hanno detto sì, anche se non ci vedevamo da 10 anni. Questa è la cosa stupenda. Confermo. Persone. È una cosa meravigliosa, quando tu conosci le persone e le chiami dopo 10 anni, le senti e parli come se le avessi viste il giorno prima, e questa è la cosa più bella che possa esserci. Quindi difficoltà nessuna. Parlando appunto del teatro, in genere si dice che il teatro è in ogni luogo.
E ecco, appunto per quello, proprio trovandoci in un contesto così particolare, sicuramente suggestivo, questa frase può trovare conferma, mi baso appunto anche sulla sua esperienza pluriennale di direttore del Teatro Duse. Assolutamente sì, anche perché ogni luogo dà emozioni diverse e quindi lo stesso spettacolo fatto anche in posti diversi può dare emozioni diverse. Quindi questa cosa è il bello del teatro, è quello che diceva lei, è il fatto del teatro di essere improvvisazione nel vero senso della parola, cioè nel senso che sia per i luoghi sia per il fatto di anche farlo nello stesso posto, però può capitare, come a me è capitato quando vedevo 7 recite e lo stesso spettacolo, cambia il pubblico per esempio e cambia lo spettacolo. Questa è una cosa che succede spessissimo nel teatro, che pochi sanno, perché ovviamente non a tutti capita di vedere lo stesso spettacolo più volte. Quindi non è solo il luogo che cambia lo spettacolo, ma addirittura sono gli stessi attori in uno stato d'animo, lo stesso pubblico predisposto o meno predisposto, fa cambiare uno spettacolo, questo è vero. Sì. Grazie mille a Marco Montanari e a Monica Guerritore. Grazie a voi.